City Report. Siamo live, cari amici di City Report, la squadra che sta operando per il municipio 6 da un paio di puntate. Ci facciamo accompagnare anche dal nostro amico Omar Praticò, che chiaramente della zona ci dà dei suggerimenti interessanti. Digli pure dove siamo. Adesso ci troviamo praticamente in via Ludovico il Moro, all'altezza del ponte Giordani, un ponte che confluisce verso Bisceglie o verso Bucinasco, per intenderci. Qui sotto ci troviamo, lo possiamo vedere, qui è una fermata di ATM, ma nella fattispecie abbiamo qui una situazione che mi è stata portata dai cittadini. Cominciamo a vedere cosa troviamo qui. Troviamoci varie, vino e l'ingresso. Come vedete si infilano da dentro di qui e si va dentro. Adesso vi faremo vedere un paio di immagini con la minicam, perché non entriamo tutti, anche perché non è grandissimo lo spazio, ma il disagio e i danni che crea qui sono immensi, soprattutto perché cosa c'è, Omar, qua dentro? Allora, lì dentro, come potete ben notare, che è anche curato, quindi comunque la posizione vuol dire che viene pulita, c'è una scuola, la scuola San Colombano, ed è uno spazio che i genitori mi hanno segnalato viene utilizzato dai propri figli per la ricreazione. È anche un bello spazio, se vogliamo vedere, hanno libertà di correre, di giocare, ma è adiacente a questa situazione, praticamente è divisa da queste grate e lì abbiamo anche uno spazio aperto dove come divisorio abbiamo un normale nastro, un nastro che anche un bambino piccolo potrebbe rompere, potrebbe arrivare in questa situazione o all'interno di questa struttura abbandonata e non sapere chi c'è. Ed ecco Hermes che sta entrando all'interno. Eccoci all'interno, vediamo un attimino cosa riusciamo a vedere da qua. Bastoni quello che in mano. Dall'altra parte, ragazzi, avanti. Ecco l'ingresso della struttura, carrelli, porcheria di ogni tipo. Adesso purtroppo l'oscurità non mi permette di capire chi c'è dentro e quanti siano. Comunque è una situazione oltre i limiti del degrado. Continua a riprendere, avvicinati, continua a riprendere. Sono i tre. Ho visto dall'altra parte, gli ho tirato una cartella sulla finestra. Dall'altra parte, hai sentito? Sì, sì, tu eri. Eh sì. Pensavo che erano quelli. No, io l'ho scartellato, sono in tre dentro. Sì, sì. Te spegni, va. Facciamo vedere la facciata.
l'abbiamo portato fuori sano e salvo anche stavolta, anzi se l'ha fatta da solo. E niente, che dirvi di questa situazione? Questo breve filmato sta a significarsi delle varie proprietà comunali che non hanno più un indirizzo, una funzione, e vengono lasciate così, al degrado, a fianco a una scuola, come vi ha appena detto Omar. E diciamoci anche due cose. Qui dentro comunque ci sono tre persone, addirittura avete visto il cibo che viene portato, no? Ecco, per esempio su questo spazio qui, che cosa ci possiamo dire? Che situazione è questa? A che punto sta a livello amministrativo, di proprietà? Ma questo, a parte uno spazio abbandonato, pare che sia comunque sul territorio del municipio. Sì, sì, quindi questo è il territorio del municipio. Di conseguenza credo che il municipio sia al corrente di una situazione fatiscente, non da oggi perché la struttura è vecchia, non è diciamo costruita di ricetta, proprio vecchia, abbandonata, ha avuto già più di diversi usi, come la cittadinanza sa e anche voi, e vederla così occupata e poi senza sapere chi c'è dentro, perché potrebbe anche essere, come dico in tante varie situazioni, utilizzata anche magari per ricoverare delle persone, ma bisogna sapere chi c'è dentro, no? E devono seguire delle regole, ci deve essere la polizia. Comunque a fianco a una scuola, una fermata dell'autobus, un altro bello scempio. Comunque chiudiamo anche questa mini puntata perché volevamo farvela per forza vedere, sennò essendo piccola poi magari scappava, i nostri amici in comune, in municipio magari gli scappa. Vi facciamo vedere il famoso ponte di cui parlava, che è proprio sopra la costruzione, che è questo qua. Fra l'altro amici, mentre il nostro coraggiosissimo Baldo Hermes era dentro, io ero qui da quest'altra parte, vedete queste cosine qui? Queste non sono chiaramente i serramenti ufficiali, queste vengono utilizzati da loro per bloccare le finestre, questa pellicola qui. Se noi proviamo a spingere qui, guardate cosa c'è dentro, guarda. Cosa state facendo qua? Lì dormo io. Ah, ok. Vuoi dormire? Ok. Bene. Quindi per assicurarvi che c'era qualcuno, l'avete sentito dal vivo, penso che l'hai preso, no? Beh, per oggi possiamo anche andare. Chiudiamo qui la nostra puntata di City Report, dal ponte, Ludovico il Moro, la persona che dorme dentro il Dazio. City Report, alla prossima. City Report!